Professore, settimana mondiale del glaucoma. Dunque, la settimana mondiale del glaucoma è un evento che viene promosso dalle società scientifiche del glaucoma che si raccolgono nella World Glaucoma Association in collaborazione con tutte le associazioni dall'Agenzia per la Prevenzione della Cecità all'Unione Ciechi. Ed è una settimana che serve per sensibilizzare la popolazione su quella che è la principale causa di cecità irreversibile, prevenibile nel nostro mondo occidentale. E l'importanza della settimana del glaucoma è che deve cercare di sensibilizzare le persone per avere una diagnosi precoce di questa malattia che è curabile se intercettata in tempi precoci. In molte campagne è stata definita il ladro silenzioso della vista, proprio perché è una malattia che non dà sintomi se non in fase molto avanzata. In occasione di questa settimana io vorrei spendere due parole per il nostro sistema sanitario, per tutti gli operatori, medici, infermieri, che sono impegnati in una lotta spasmodica in un momento in cui le risorse per il sistema sanitario pubblico sono molto molto ridotte, dove c'è carenza di medici. La battaglia che noi, perché è una battaglia quella che noi conduciamo contro questa malattia, ci sta impegnando tutti allo spasimo oltre le nostre forze, quindi credo che sia d'obbligo ringraziare tutti gli operatori della sanità che si stanno impegnando in questa attività. La prevenzione quanto è importante, soprattutto dal punto di vista della ricerca? A che punti siamo? Dunque, la prevenzione è importantissima, come dicevo, perché la diagnosi precoce della malattia permette di ridurre in maniera drastica e radicale la cecità, che può essere la destinazione finale di questi pazienti. Quindi fare una diagnosi precoce serve assolutamente per ridurre l'impatto di questa malattia sulla società. Da un punto di vista della ricerca ci sono tante filoni di ricerca, dalle cellule staminali alle nuove terapie, alle terapie chirurgiche, che sono una realtà che si sta sempre più affermando, e quindi è un movimento continuo di tutto il mondo della ricerca su una patologia che impatta molto da un punto di vista numerico, quindi c'è anche un grande interesse nella ricerca in questo campo. Questa è un'iniziativa estremamente importante promossa dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, che ha visto quest'anno nel territorio umbro una grande diffusione e una rete, un network tra anche l'Ordine degli Ortottisti di Perugia e Terni, la ASL Umbria 2 e la ASL Umbria 1 per proprio sensibilizzare e promuovere questa tematica su tutto il territorio. Abbiamo fatto una settimana di eventi e momenti da volantinaggio, diffusione di materiali, di sensibilizzazione sulle malattie glaucomatose e visite a titolo gratuito, screening, proprio per poter permettere alla cittadinanza che non è consapevole di avere questa patologia di rendersene conto e di avere un accesso rapido alle cure mediche e quindi ad un successivo trattamento. Il glaucoma è una malattia estremamente delicata perché, come dice la nostra campagna, il problema è proprio di non sapere di avere un problema. Significa che molto spesso le persone vedenti non sono nella consapevolezza di poter incorrere a questa patologia che conduce proprio alla cecità se non trattata e non curata efficacemente. Perché è fondamentale cercare di tenere alta l'attenzione su questa patologia, e la conferenza che si è tenuta quest'oggi è proprio per accendere ancora di più una luce su questa tematica e far presente tutte quelle che sono le problematiche, tutte quelle che sono le azioni che si possono mettere in campo per evitare di non rendersi conto di avere questa patologia. Il glaucoma ti toglie la vista se non metti in atto comportamenti efficaci per poter far sì che questa
patologia venga trattata efficacemente. Un plauso molto importante anche alle istituzioni che ci hanno dato patrocinio, supporto e hanno permesso di poter tenere quest'oggi la conferenza presso la prestigiosa sala della provincia. C'è stata una grande partecipazione e anche un gran riscontro da parte della cittadinanza, con numeri estremamente importanti anche nell'accesso agli screening, perché parliamo di più di 200 persone che hanno avuto l'opportunità di effettuare una visita gratuita per poter verificare la propria condizione di salute.